Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi volevo presentarvi una piccola miniserie che inizierà da domani. Sarà incentrata sulla World League che è iniziata, ragazzi. Quindi, intanto scusatemi per il rumore di sottofondo, ma ho la mia stampante 3D qua dietro che sta stampando uno spaccamuro composto da più componenti, quindi è un po' un test, voglio vedere un po' come uscirà. Se uscirà bene, ragazzi, lo vedrete domani nel prossimo video. Quindi ragazzi, sostanzialmente ho pensato di fare questa miniserie perché volevo onorare il mio clan attuale. Sono qui da 2 o 3 anni e quindi ho detto va bene, ci sta, avete i vostri meriti, quindi andiamo a fare questa miniserie e parleremo di Barba Jedi perché è il clan in cui sono. Quindi Barba Jedi ragazzi è in una Lega Master 3, è da un po' di mesi che siamo in questa Lega qui, abbiamo fatto dei risultati non sempre eccellenti, nelle ultime World League siamo rimasti sempre all'interno di questa lega qui, non siamo mai riusciti a salire. Quindi ragazzi, vediamo se questa è la volta giusta. Quindi abbiamo altri 7 clan avversari, ragazzi. Abbiamo Raya Clan, Explode Academy, Resu V2.0, Anzac Fighter, Anges, Clan Castle e The Beast Pinoy. Andiamo a vedere velocemente un po' come sono questi clan qui. Iniziamo da Raya Clan, che è proprio il clan che incontreremo proprio domani. Quindi andiamo a vedere un po' il dettaglio. C'è solo un TH15, due TH15. Beh, non mi sembra un granché come clan, quindi secondo me il primo giorno di guerra credo che sarà a noi favorevole. Anche perché noi siamo 14 TH15. 4 TH14 e il resto sono dei TH12, quindi siamo un clan abbastanza impostato discretamente bene e quindi abbiamo sicuramente delle buone opportunità di salire di lega. Quindi abbiamo detto Raya Clan non sembra una grandissima difficoltà. Andiamo a vedere Explode Academy. Explode Academy è composto da, ok, ci sono un po' di TH15, ma non sono neanche così tanti, bisogna un po' capire se questi TH15 qui che sono bassi di coppe sono competitivi, però mi viene da pensare che anche Explode Academy sia abbastanza fattibile per il nostro clan. E Resu 2.0, anche questo non ci sono grandi villaggi, tanti sono inattivi, quindi mi sembra anche un matchmaking abbastanza favorevole al nostro. Adesso me la lancio e i componenti del mio clan mi odieranno e mi banneranno per questo. Andiamo a vedere Anzac Fighters. Anzac Fighters. Ecco, questo è un clan sicuramente che ci darà del filo da torcere. Anzi, sicuramente qua ci sono molti più TH15 che TH14. Quindi questo clan qui sicuramente ci darà veramente dei problemini. Quindi Anzac dobbiamo tenercelo a mente. Quando è che incontreremo Anzac? Nel secondo giorno di Lega, quindi ok, qua dovremo abbastanza impegnarci. Andiamo a vedere Angels. Angels, anche questo direi che è abbastanza fattibile, ragazzi. Non ci sono grandi villaggi, grandi municipi elevati. Quindi anche con Angels, secondo me, il nostro clan farà un discreto lavoro. Andiamo a vedere Clan Castle. Poi ragazzi, poi magari durante la guerra adottano delle strategie che ci fanno sedere, questo è ovvio, però proprio a un primo impatto direi che in questo momento Barba Jedi si sta difendendo bene, ragazzi. Ok, e andiamo a vedere The Beast Pinoy, non so come si dica. E anche questo sicuramente sarà un clan che ci può dare dei problemini. Comunque, detto questo, ragazzi, mi sembra una World League abbastanza equilibrata. Il nostro clan Barba Jedi credo che abbia delle buone possibilità per finire nelle prime posizioni. Vediamo se riusciamo a salire di lega. E come intendo andare a fare questi video? Sostanzialmente, la mia idea è quella di andare a vedere i nostri migliori attacchi. Quindi, i migliori attacchi di TH15, TH14, TH13. Se ce ne sono anche di TH12, meglio, però probabilmente ne avremo pochi, ok? Quindi mostreremo i nostri migliori attacchi e andremo anche a mostrare
i loro migliori attacchi, quindi le nostre difese, quelle che probabilmente hanno tenuto meno o comunque quelle che sono state oggetto di attacchi belli e strategici. E alla fine, ragazzi, andremo a fare il mio attacco in live, quindi nel momento in cui io registro andremo ad attaccare. Detto questo, ragazzi, se vi piace questa idea qui, lasciate un bel like, commentate se avete praticamente dei consigli su come migliorare questa miniserie che andrà a partire domani. E ragazzi, per concludere il video, andiamo a fare un nostro attacco di Lega con zero ansie, zero problemi e andiamo a farlo con l'esercito che sto provando in questi giorni qui e su consiglio vostro ho provato a mettere 4 super maghi e vediamo un po' come va. Ragazzi, direi che ho detto tutto per quanto riguarda la serie che inizierà domani e quindi andiamo a fare il nostro attacco di giornata e andiamo a farlo in easy, in super scioltezza, ragazzi. È solo allenamento questo, quindi non grandi aspettative, ragazzi, sono un po' un brocco ancora nell'usare questo esercito qui. Ci proviamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vai dirigibile, entra il più possibile. Sì, mi piaci lì, mi piaci, mi piaci. Ok. Beh, i super maghi effettivamente non sono male. Quindi sono morti tutti. Appena parlato, morti tutti. Dio, maledetti. E vabbè, adesso sinceramente non so che cavolo fare qua, perché senza i nostri amici è veramente molto difficile. Ok, proviamo a far così. Andiamo a prenderci le 2 stelle lo stesso, credo che ce la faremo. Mettiamo anche un po' di invisibilità qua, le nostre truppe, ragazzi. Attacco bruttissimo. Quindi domani ovviamente non andremo a attaccare con questo esercito qua perché non me lo sento ancora mio, diciamo. Come siamo? Riusciamo a farle le 2 stelle, raga? Riusciamo a farle? Qua ha attivato il potere dell'invisibilità, quindi è un problema. È un problema, è un problema. Qua è un fail, riusciamo a buttarlo giù? Oh, abbiamo fatto 2 stelle, ragazzi, un po' a fatica. Abbiamo ancora la regina che ha ancora il suo potere. Abbiamo una titana che butta giù il deposito e forse anche il cannone. Quindi attiviamo il potere della regina, ragazzi, e chiudiamo con un 70%. Nulla di che, nulla di che, nulla di che. E ok, chiudiamo. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto, vi ho dato un po' l'introduzione di quello che sarà la prossima miniserie che andrò a pubblicare e quindi ragazzi ci vediamo domani sera ore 9 per la pubblicazione del video. Ciao a tutti, statemi bene.